Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 17. Allora, ci eravamo lasciati qua. Dobbiamo iniziare il mese di marzo, dato che per adesso la carriera si svolge di mese in mese più o meno. E in contemporanea iniziare il mese di marzo, dobbiamo anche iniziare questa partita qua. Questa partita qua che giochiamo in trasferta. Allora, la classifica attuale è questa. Siamo quarti con una partita in meno rispetto alla terza, che è l'unica che se dovessimo fare almeno un punto potremmo superare. E niente, detto questo, direi subito di iniziare a giocare. Allora, vediamo un po' come siamo messi. Mettiamo questo come maglia, ok. Gestione squadra. Allora, io farei giocare, anche se non è il suo vero ruolo, Cerny al posto di Azio, perché mi è arrivato il messaggino scrivendo, cioè sul coso, che ho scritto se di Cerny, intanto do il via alla partita, che ho scritto se lo potevo far giocare perché si sente in forma, quindi boh, lo faccio giocare, tanto per ogni tanto accontentare qualche giocatore. Battiamo il calcio di inizio noi e diamo il via alla partita. Pareggio per 1-1, nonostante avessero meritato di vincere. Ma Bille, che ci riescano. Attenzione, Perez, subito! Non ci voglio rene. Ma dai, subito, Dio sì. Ma almeno facciamo nulla, via. Vabbè, però, una partita abbastanza aggressiva, via. Eccolo lì, vai! Chi è? È a Martè, se non sbaglio. 1-0, la sblocca lui dopo 3 minuti. Girati, si dovrebbe essere Martè. Se non è uno che fa sempre gol, quindi non lo so. Vabbè, comunque, 1-0. No, vabbè, autogol. Vabbè, per me è Martè comunque. No, attenzione! Meno male, vai. Meno male che la centrale Donnarumma non l'ha fatta entrare. Bella roba, Tielemans, e fai gol! Yuri! Tielemans! 2-0! Al 24esimo. Ho fatto un discreto gol, non tanto per la conclusione finale, ma bensì per come ha, diciamo, lottato fisicamente per poter raggiungere il pallone. Ale. Attenzione, bravo Donnarumma, è sempre lì, prendila. Bravissimo. Buono, buono, buono. Bella roba, Yuri. Metta nel mezzo, vai Correa. Ancora Tielemans. Dio, buono. Bene così però ragazzi, mica ribatti, finisce così il primo tempo. Vinciamo 2-0. Tra l'altro potevamo vincere addirittura secondo me 3-0 per l'occasione che abbiamo creato. Ma bene veramente così. Mi garba come gira la squadra. Si difende abbastanza bene e si attacca abbastanza bene. Insomma, iniziamo il secondo tempo. Cambio. Allora, comincia qualcuno ad essere stanchino, Allora, avevo proprio Cerny, per me mette Atsu. Metto Odegaard al posto di Tielemans, anche se Odegaard non è pienamente, diciamo, al pieno delle sue forze. E tolgo Perez e metto Ricci, però poi faccio questa cosa via. Vai. Attenzione, mamma mia, fuori. Finisce così. 2-0, risultato è rimasto uguale a quello del primo tempo. E niente, si è sofferto leggermente di più, però tutto sommato è stata una discreta partita per la nostra. Se si guarda i tiri c'è da preoccuparci, però vabbè, diciamo sta. L'importante comunque alla fine è aver vinto e aver portato appunto a casa 3 punti. Importanti. Dopo pochi giorni subito un'altra partita. Giochiamo un'altra volta in trasferta contro il Reading stavolta. E guardiamo un po' come siamo messi, soprattutto a livello di condizione fisica. Per quanto riguarda le maglie, direi di mettere questa. Va bene così. Speriamo di vederci. Infatti, come supponevo, qualcuno è parecchio stanchino. Ma è ancora tornato. Vabbè, Janash nemmeno. No, così tanto per guardare. Allora, farei così. Metterei Rishi al posto di Turbe. Odegaard al posto di Tielemans e per ora si rimane così. Poi eventualmente vedremo se cambierà età, se dovesse essere veramente stanco oppure no. Insomma, iniziamo.
Battono il calcio inizio l'avversario, la partita inizia. Comunque non è che ci si vede tanto, a livello di differenza di maglie. Vabbè, speriamo bene, spero tanto di non confondermi. E purtroppo non posso nemmeno tanto basare sul radar in basso, perché come vedete siamo tutti e due bianchi. Grazie FIFA, come sempre, in questi giorni. Attenzione! No, 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 no! Bravo, Donnarumma! Vi è osservato il risultato, comunque, perché era un'occasione d'oro per gli avversari. E vai, Perez, buttala dentro! Aiosi! Perez! 1-0! Al 16esimo, la sblocca ancora una volta lui. No, non è vero. Non l'ha sbloccato per una partita prima. Però ogni tanto la sblocca lui. Bella roba, attenzione, 1-2, ancora, e vai Ricci, buttala dentro, bella roba, 2-0, Ricci al 32esimo, Aleggio, grande azione, bello 1-2 con Correa, Correa sarebbe più a far gol con l'arte piuttosto che lui, vabbè, comunque, almeno un utilizzo ce l'ha. Finisce così il primo tempo, uguale a quello di prima, si va nella pausa sul risultato 2-0. Giocando discretamente, quindi bene così. L'unica cosa che bisognerebbe evitare rispetto a prima è di magari soffrire quel poco, perché comunque di peso è stato poco, che però abbiamo sofferto prima. Magari sarebbe ganzo essere tranquilli tutta la partita. Comunque faccio un cambio, tolgo Odegaard e metto Tielemans. Poi eventualmente se devo fare altri cambi li faccio dopo. Per ora rimango così. Vai a Martei. Si è provato sia a tirare dalla distanza. Cambio. Vediamo un po' come siamo messi ora. Infatti, siamo ancora più stanchi. Alla tal, alla fine, quasi quasi lo lascerei. È stanco, stanco, però alla fine, in teoria, corre un po' meno rispetto al centrocampo. Faccio come feci prima nella precedente partita, ovvero che metto i Turbi attaccanti al posto di Perez e levo Correa e metto Cerny. Sì, si gioca con due esterni d'attacco piuttosto che con due attaccanti, e vabbè, l'altronde la rosa è questa, e più di questo credo che non possa fare. Comunque, continuiamo la partita. Azzu, buttala dentro e chiudiamola questa partita. E vai Tielemans, Dio monade. Attenzione, Dio, 2-1, però bisogna essere sinceri, questo è uno dei poi tiri che hanno fatto, cioè il primo tiro nel secondo tempo. Quindi diciamo che è giusto e non giusto, aver preso gol, via. Vabbè, comunque occhio, bimbi, ne prendiamo altri, cerchiamo di tenere questo risultato via. Bella roba, vai Juan Manuel! Dira! Dio monote! Finisce così! 2-1. Un'altra vittoria. Alla fine è stata più sofferta rispetto all'altra. Anche se di occasioni comunque, guardate va, stavolta non abbiamo avuto più noi. Diciamo che l'altra volta, cioè l'altra volta, per dei precedenti, gli avversari non sono stati in grado di fare un gol che si strameritavano come minimo. Abbiamo sofferto di più. E invece in questa partita qua, quelli, cioè in teoria non dovevano farne nemmeno uno, invece hanno fatto e ci hanno fatto soffrire di più per quanto riguarda il risultato. Ecco, vabbè, comunque in maniera molto superficiale vi ho detto quello che è successo. Comunque procediamo e arriviamo a questa partita qua contro l'Everton di FA Cup. Chiaramente non la gioco, lo so buono che si gioca in casa in regola, rispetto, cioè dato che nelle ultime due partite di FA Cup non abbiamo fatto, quindi rispetto alle altre stavolta giochiamo in casa. Vediamo un po' come va. È chiaro, mi ristanca tutti i giocatori, ma è lì, peccato. Magari si va anche fuori, sicuramente, perché si va contro l'Everton, che non è assolutamente male. Guardiamo. Se fa Simulo vado avanti. Aspetto fino al primo tempo, sono curioso. Perché c'è un presentimento strano. Secondo me si può passare, sta vedendo. Vabbè, sta reggendo. Eh no, via, finisce. Tanto ora si pigio, perdo. Infatti, 2-1. Lo so, ero fiducioso. Vabbè, da una parte meno male, perlomeno non, da qui fino alla fine non ci sa a regola la stanchezza in più della Coppa Nazionale, via. Comunque, finito questo, ora ci si rivede fra 3 giorni, davanti alla prossima partita. Eccoci qua,
un'altra partita, un'altra volta Farias contro il Brighton. E però prima di iniziare stavo guardando la classifica e mi sono accorto che noi abbiamo due partite in meno rispetto alla seconda, che è il QPR, che ha solamente un punto da noi, e poi abbiamo una partita in meno rispetto alla Aston Villa, che è anche quest'ultima solamente a un punto da noi. Quindi se dovessimo così vincere due partite, potremmo andare a 75 e ci troveremo secondi da soli con 5 punti di vantaggio rispetto a quella di noi, che dovrebbe essere in QPR, sentire il casino, e a soli 3 punti dalla prima, che è Norwich. Quindi non male, però intanto giochiamo e poi eventualmente finiamo alla classifica. Questa è solamente l'ipotesi così generale. No, a me non me ne frega niente. Io gioco con questa V, però voglio che anche loro giochino con questa, perché se no c'è il rischio di fare come prima. Comunque, per quanto riguarda la formazione, allora mi è arrivato il messaggio che è tornato un Bemba. Però, come vedete, c'è rotto, quindi prima di farlo giocare almeno lo faccio recuperare tutto per quanto riguarda la condizione fisica. Poi Azu, non so se ci avete fatto caso, prima c'aveva il cerottino durante l'FK, quindi si è infortunato per una settimana. Quindi io direi di far così. Vediamo un po' che si può mettere. Odegaard al posto di Tielemans. Boh. Problema è metà. Boh. Speriamo di non. Cioè, lo rischio, spero di non pentirmene. Vabbè, detto questo, iniziamo. Diamo il calcio inizio noi. Anzi, lo battiamo noi e la partita inizia. Dai, bimbi. Ah, Martei. Ehi, troppo alto. Va bene. No. 1-0 Brighton. Dopo 6 minuti. Facciamo una sorta di dormita barra di disattenzione della difesa. Vabbè, Clark ha lasciato andare l'autore del gol così. Boh, vabbè. Vai Perez! Dio, buono Dio. Vai Correa! Eccolo qui! Correa, 1-1, finalmente! Quasi sul finale del primo tempo riusciamo a trovare il gol del momentaneo pareggio. Speriamo possa essere poi addirittura un risultato diverso, perché magari boh, riusciamo a fare un altro gol e andiamo a vincere noi. Finisce così il primo tempo, 1-1, stavolta è diverso il risultato, eh? Diciamo che stavolta la partita è più complicata del previsto, perché addirittura eravamo in svantaggio, però per nostra fortuna siamo riusciti a, per ora, ad agguantare il risultato, a ripareggiarla, insomma. Ma inizia il secondo tempo e speriamo che possiamo addirittura ribaltarlo il risultato. Vai Martei, vai Ciccio, vai Ciccio. Tira! Peccato di. Vabbè, credo ha fatto meno se potesse fare. Cambio. Allora, Odegaard, che ne vale più, clamorosamente. E si mette Tielemans, poi Turbe al posto di Correa stavolta, poi si fa così. E poi lo so che non è il suo ruolo, però faccio questo lavoro qui. Perché talo lo vedo parecchio stanco, è meglio farlo riposare, che è una pedina fondamentale della difesa. Vai! No, non ci voglio rede, porca miseria. E vai Tielemans, è appena entrato! Juri! Tielemans! Risultato ribaltato, appena entrato! Fa gol, ci porta in vantaggio! Ale! Bella roba, va ancora Tielemans! No, la devo tirare! Perez si è fermato, accidenti a me! Bella roba, Varese! No! Perché? Ma perché ha tirato così forte? Ora è vero che ho dato potenza, ma de pezzettino più basso era go. L'hai presa il portiere. E era partita chiusa soprattutto. E finisce così. Un'altra vittoria, un altro 2-1. Bene, sì, 3 su 3. Bene, bene, bene. E quindi adesso momentaneamente siamo secondi, con una partita in meno rispetto al QPR, fra l'altro. Bene, 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 bene. Proprio durante il caricamento ho visto che l'Aston Villa ha perso 2-0. Quindi guardatevi, siamo con una partita in meno e siamo già a 2 punti, la terza e quarta.
Se dovessimo vincere si va veramente a 5 punti a tutte e due. Ancora una volta fuori Hazard, ma è boh, così, tutto il video sarà così. Gioco contro il Birmingham. Per quanto riguarda le maglie, mettiamo ancora Vesta, che fra l'altro porta anche bene, almeno per ora. Ah, vai da Brinoazzo, è morto, non c'è niente. Allora no, leviamolo subito e mettiamo Cerny al suo posto. Per ora iniziamo così, poi come dire sempre, eventualmente se c'è da fare qualche cambio lo faremo poi dopo. Stavolta tocca agli avversari battere il calcio d'inizio. Dai, via. Attenzione! 1-0 Birmingham. Mini dormita, anzi, bella dormita la difesa. Si è preso gol dopo 7 minuti, porca miseria. Finisce così il primo tempo, per la prima volta. Andiamo nella pausa in svantaggio. Svantaggio, diciamo, ma meritato in parte, perché è vero che sul gol si è fatta una dormita clamorosa, cioè si è sbagliato parecchio, però allo stesso tempo va detto che loro hanno avuto esclusivamente per l'occasione, quindi non è che sia un vantaggio meritatissimo in loro, però beati loro ci sono. Iniziamo il secondo tempo e speriamo che la situazione possa cambiare, eh. Vai, va Clavone, vai, va Clavone, vai, vai, vai. Maremma, cane. Vai, Yuri, ancora. No. Vai. Maremma, cane. No, via, non c'è pezzo di fa gol. Finisce così, però poi si andava a perdere. Dispiace perché, soprattutto in alcuni punti, in alcuni momenti, abbiamo spinto parecchio per cercare di trovare almeno il gol del pareggio, però... E il pallone sembrava non volesse entrare. Comunque, niente, è andata così. Via, ci può anche sta. L'importante è comunque rimanere comunque almeno secondo. Allora, purtroppo per noi il discorso di prima va un po' a farci, diciamo, fottere. Perché? Perché il QPR ha fatto una partita, ha vinto, al contrario dell'Aston Villa che a quanto pare ha riperso perché è rimasta a 70. Il QPR ci ha riscavalcato e adesso è al secondo posto. E detto questo, questa è l'ultima partita del video. Meno male, da quella prima a questa sono passati parecchi giorni, quindi in regola tutti i giocatori hanno recuperato appieno, ora si vedrà. E inoltre, come ultima cosa, incredibilmente giochiamo in casa. Prima di far ciò, però, fatemi sistemare la formazione perché adesso sì, Mamba è tornato a regola appieno. Contrario purtroppo del mio magico Janacho che non torna più. Niente, detto questo, ok, torniamo indietro, salviamo le modifiche e direi subito di iniziare questa partita e cerchiamo di concludere il video in bellezza. Perché di per sé, fra l'altro, tralasciando l'ultima partita nella quale appunto abbiamo perso, direi che comunque è stato un buon video a livello di partite, no? A livello di punti fatti. Quindi sarebbe un peccato terminarlo con il peggio dei risultati, ovvero con una sconfitta. Vabbè, vediamo. Ribattono gli avversari il calcio d'inizio e la partita inizia. Dai, bimbi. Mamma mia! Vai, Yuri! Peccato, vabbè, ha fatto anche troppo, eh. Il solito uno si gira così e la tira molto peggio. Amartey! Altrettesimo, poi Conte. Così, dal nulla, dalla distanza. Ce l'ha lui, Vesta a Siviglia. Ogni tanto l'ha fatto vedere nelle precedenti partite, nei video fatti in precedenza. Bella roba, fammelo rivedere. Ma l'aspettavo nemmeno io, infatti sono rimasto un po' sorpreso. Non so se avete sentito dal tono di voce, così. Comunque, grandissimo gol di Amartey. Bono, la sblocca lui al 30esimo, 1-0. Dio buono. Vabbè, si conclude così. Stavolta, al contrario della partita precedente, di quella prima ancora, ritorniamo ad andare nella pausa, in pausa, in vantaggio, bene così, cerchiamo di, sarebbe buono se riusciamo a raddoppiarlo il vantaggio, così si può stare un po' più tranquilli, eh? Vai, vai, corre, buttala dentro, vai Turbe, mamma mia, cambio. Vediamo un po', come sempre si toglie Tielemans, si mette il magico Odegaard, si toglie Atsu, si mette Cerny e si leva Perez,
e si mette Rishi e poi si fa il solito cambio. No, 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 bravo Donnarumma! Bella parata lì, e c'è andata di uno. Odegaard. No. No! Porca troia, maledetta la miseria, cane. Vedi, l'ho fatta di l'alzata, però cazzo, avevo pigliato da tantissimo, il quadrato per far lancio lungo. Porca miseria, di. Che palle. Vai, vai, oh, Correa fallo, ti prego fallo. Eccolo lì! Correa! Meno male, di, ma mi sono cato addosso, di. Ci riporta in vantaggio all'84esimo. E a Leddie, meno male. Oh cazzo, se sbagliava questo, bimbi, era veramente un cagnaccio. Invece meno male di sinistro, che fra l'altro non è nemmeno su piedi, l'ha buttata dentro. Non mi ha deluso, almeno stavolta. Ora occhio, tutti dietro, difesa oltranza. Mamma mia, fuori, 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 fuori. Bene, vai, si chiude noi la partita. E andiamo, di, finisce così. 2-1, vittoria strasofferta, la più sofferta di questi, di tutte le vittorie ottenute in questo video qua. Meno male però, ce l'abbiamo fatta. Boh, per un momento hanno sempre sorgetto, vai, va a finire che addirittura si perde. Invece mi sono sbagliato. Quindi in conclusione concludiamo il video in bellezza, con una bella vittoria perché sofferta. Comunque, prima di arrivare alle vere e proprie conclusioni, arrivo proprio al 1 aprile, che c'è la partita contro il Wigan. Ok, adesso posso arrivare alla conclusione. Voglio vedere la Rosina prima. Ok, niente di importante come magari perché il giocatore è ristabilito. E niente, arriviamo alla conclusione. Allora, facendo un resoconto generale come sempre, direi che il video è andato parecchio bene, in maniera buona, però non ottima perché purtroppo c'è stata la sconfitta nella penultima partita. Però ciò nonostante, quello che abbiamo fatto ci ha permesso di essere, guardate la classifica adesso, qua, in seconda posizione, da soli comunque, a 2 punti da quella dietro che è il QPR e a purtroppo 6 punti da qua davanti che è il Norwich. Però l'importante è arrivare almeno secondi, perché così andremo direttamente in Premier League, quindi quello l'obiettivo minimo è proprio il secondo posto, diciamo. E niente, questo è quanto. E basta, mi rimane che come sempre arrivare alle vere e proprie conclusioni. Quindi come sempre in primis vi ringrazio per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste 3 cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti questi video qua di questa serie qua, ma non solo. Via, detto questo, niente, voglio vedere un'ultima cosa e poi vi saluto. Voglio vedere quante partite di Arrivano ce la faccio. Ci sono in aprile, boia, 7 partite. Oh, yeah. E ti va? Una, così, una. Allora, se sapete Dio, si divide il video. Si prova a fare 4 e 4, sotto partite, se no sarebbe veramente una cosa esorbitante e strana. Cioè un video magari dura un'ora, a start dura 10 minuti nemmeno. Vabbè, comunque questo era solamente per essere corretti e per farvi vedere, ecco, per dire poi come si svilupperà nei prossimi video. Detto questo, niente, vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!